Per una sera, solo scrittore. Via la politica, via le polemiche, anche a distanza con Vittorio Sgarbi, che proprio da quel palco lo aveva indirettamente accusato di aver distrutto i paesaggi pugliesi con pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Per Nichi Vendola, il palcoscenico del libro possibile di Polignano a Mare, nella serata di chiusura della rassegna, è stato il luogo dell'intimo trasmesso al pubblico attraverso il suo libro di poesie Ultimo Mare, edito da Manni, e per una volta dargli del poeta è stato più che legittimo. Questa volta non posso difendermi, diciamo, confesso il reato, sono anche recidivo. La poesia è oltre, la poesia è scrutare l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande, la poesia è il telescopio e il microscopio insieme, la politica è un'altra cosa. Sulla via della lirica anche il presidente dell'autorità delle comunicazioni, Corrado Calabrò, che in verità poeta lo è da più di 50 anni e che a Polignano ha presentato il suo Tamo di due amori, edizioni Vallardi. In fondo anche questa è comunicazione. La comunicazione è cercare di rendere esplicito, più chiaro, più persuasivo qualcosa che dietro c'ha un suo nocciolo logico. Invece la poesia dice una cosa per far intendere un altro. È un po' come se io dico a mia moglie: oh, oggi è mercoledì. Gli altri non intendono, mia moglie capisce, bisogna andare a ritirare Giulio un'ora prima a scuola. Oppure lei mi fa: oh, oggi è il 18 giugno, non ti sei ricordato? È l'anniversario.